Ciao a tutti, amici di Android Blog. In questa breve recensione andremo a vedere la batteria portatile Verbatim Power Pack. Questa batteria portatile è da 3500 mAh ed è una batteria compatta per essere portata in giro ed è solo usata nei momenti di necessità. Allora, andiamo a vederla. La superficie è morbida al tocco, dona un effetto vellutato. Le dimensioni sono, come abbiamo detto, compatte. Andiamo a paragonarle con quelle di un iPhone. Vediamo che è più piccola. Andiamo a ridurre un attimino lo zoom. Ok. Allora, come abbiamo visto, è più bassa dell'iPhone. Lo spessore è superiore, circa il doppio. Però il peso è praticamente identico. Qui in cima vediamo i quattro LED di stato della batteria. Se andiamo a premere forte, vediamo che si illuminano. In questo caso ci indicano che la batteria portatile è totalmente carica. Per essere ricaricata potremmo utilizzare qualsiasi cavo micro USB. Se collegata ad un PC, ci vorranno 8 ore circa per ricaricarla completamente. Se la colleghiamo invece ad un alimentatore collegato direttamente alla rete elettrica, ne basteranno 4, questo a causa delle limitazioni delle porte USB che non permettono di erogare tanta corrente, diciamo così. Proviamo a metterlo sotto carica, vedremo che ci segnalerà che la batteria è carica. Ecco, come vedete, abbiamo i 4 LED accesi. Quando invece la batteria è scarica, vedremo lampeggiare progressivamente i 4 LED. Ognuno ci indicherà il livello di carica di questo power pack. Per andare a ricaricare un dispositivo, invece, basterà semplicemente collegare il cavo qui alla porta USB. Proviamo a mettere sotto carica l'iPad che abbiamo qui a fianco. Allora inseriamo il cavo, spostiamo l'iPhone. Come vedete, adesso l'iPad è sotto carica, perciò la potenza erogata è sufficiente anche per ricaricare un tablet. Man mano che la batteria si scaricherà, andando a controllare, ovviamente vedremo scendere il livello di carica sui quattro indicatori. Spostiamo adesso il tablet. Una volta staccato il cavo, vediamo come la batteria ci indichi a che livello è. Questa è la confezione con cui ci viene fornito il Portable Power Pack della Verbatim. È un classico box in plastica. All'interno troviamo semplicemente il manuale utente e questo cavetto USB per la ricarica, che però è un po' piccolino per essere collegato a un computer. Questa qui è la batteria, la vediamo. Ripetiamo le specifiche: 3500 mAh con porta USB per la ricarica da 1 A massimo e porta per la ricarica della batteria invece sempre da 1 A. Le dimensioni, sì, andiamo a dirle per completare, sono pari a 114 mm di altezza, 50 mm e mezzo di larghezza e 18 per la profondità. Da Android Blog è tutto. Ciao a tutti.